grazie al sistema domotico intelligente, potrei decidere di uscire di casa abbassare tutte le tapparelle e spegnere tutte le luci. Dal sistema di videosorveglianza contro i furti a impianti innovativi per controllare video citofoni e serrande, per una casa intelligente. Ecco alcune delle novità di Acmei Expo, appuntamento biennale unico nel suo genere nel mezzogiorno, terza edizione ospitata nella Fiera del Levante di Bari. 117 aziende, 131 espositori in un villaggio dell'esperienza nei settori dell'illuminotecnica, climatizzazione, sicurezza, efficienza energetica, organizzato da un'azienda leader del centro e sud Italia che parte. La Pugliese, anzi Barese di Trigiano e che punta su innovazione e ricerca tecnologica. Ci auguriamo possa essere una manifestazione che dia valore aggiunto anche ai nostri fornitori che ci seguono e quindi è giusto che anche loro riescano a percepire qual è il valore del nostro, della nostra Puglia. Un luogo del sapere con un format nuovo che domenica apre anche al pubblico, è stato detto al taglio del nastro: la presenza dei vertici della Fiera De Levante, dell'assessore comunale Maselli e dell'archistar Marco Piva. Una fiera alle parole di Patroni Griffi che non chiude con la campionaria. Abbiamo sfatato il mito che finita la campionaria cala l'ombra sulla Fiat Levante. Invece abbiamo avuto molte proposte, alcune sono già nel calendario, bastano a mostrare quella potenzialità in cui noi abbiamo creduto che secondo me può essere apprezzata anche dagli investitori che possono approcciarsi con un nuovo spirito al bando di privatizzazione che fra poco ripubblicheremo.